Signori, partiamo dalle gambe per far vedere che i cerotti e le abrasioni non mancano, quindi segni di battaglie che si sono concluse. Sì, molto recenti, domenica ho avuto una brutta caduta e niente, dai, adesso ho recuperato 4-5 giorni e vediamo domani, penso di essere guarito non al 100% ma al 90% e vedrò di dare il massimo. E cosa ti aspetti da questo giro? Ma per me è un primo giro e sono preparato bene e mi aspetto di fare esperienza e ascoltare i più vecchi in squadra. Poi sì, poi giorno per giorno si vede un attimo la condizione e diventarsi qualcosa. L'emozione di essere alla corsa più dura del mondo, nel paese più bello del mondo, ma che parte dall'Olanda con un'accoglienza strepitosa. Ma sì, sembra un po' strano come cosa, però alla fine il ciclismo d'oggi le partenze non sono proprio sempre lì dove c'è la corsa. Calcolando che l'Olanda ci ho già corso parecchio quest'anno, in Belgio Olanda, perciò un po' ho imparato un po' come si corre qua. Logicamente conta tanto il vento e le temperature, il freddo, l'acqua, però sembra che danno bello questi due giorni e niente, poi si arriverà in Italia e passa anche lì vicino a casa mia e si vedrà diventarsi qualcosa, dai. Crepi.